Sono Martina Padovan, ci siamo già conosciuti e ringrazio Lediana. Grazie di essere ancora qui per questa iniziativa della UEPA, un'iniziativa che ci ha portato oggi a presentare lavori spettacolari, veramente spettacolari, dei ragazzini, ma ormai potrei dire benissimo semi-adulti, delle classi prima e seconda della media Parenzo e Venezia. Questi lavori sono stati realizzati grazie a un incontro di 12 interventi fatti presso le scuole, dove abbiamo parlato di animalismo, abbiamo parlato di rispetto delle leggi, rispetto degli animali, rispetto dell'ambiente, e questo è il risultato e sono veramente stupefatta. Veramente mi sono resa conto di quanta magia, di quanta emozione hanno potuto riflettere i loro lavori. Devo assolutamente ringraziare la professoressa Alessandra Ricchiuti che ci ha concesso e permesso di poter entrare nelle scuole Venezia e Parenzo con chiaramente l'autorizzazione della preside, la dottoressa Vigna. Bene, se magari il pubblico a casa volesse collaborare con voi per qualche iniziativa, come può contattarvi? Noi abbiamo il sito che è uepa.it, oppure Facebook Il Paradiso degli Innocenti, oppure UEPA Onlus, sempre in Facebook. Ci potete trovare, non c'è pericolo. Bene, intanto io la ringrazio, che dire, buona continuazione e alla prossima, grazie. Grazie. Come potete vedere siamo in splendida compagnia, siamo insieme all'onorevole Andrea Zanoni. Intanto buonasera, grazie mille per aver accettato la mia intervista. Se vuole presentarsi anche al pubblico a casa. Buonasera, io sono deputato al Parlamento europeo e faccio parte dell'intergruppo per il benessere e la conservazione degli animali. Innanzitutto ringrazio Martina Padovan e tutti gli attivisti della UEPA che hanno organizzato questa importante iniziativa. Io ho fatto parte della giuria, ho visto moltissimi lavori di questi ragazzi, veramente molto belli, molto interessanti e devo dire anche molto creativi. Assieme appunto agli altri giurati abbiamo dato un punteggio, io dico che meriterebbero sicuramente tutti un premio, sono veramente dei bei lavori e si vede che questi ragazzi hanno una grande passione per gli animali. La sensibilità verso il mondo animale è una sensibilità che poi si allarga a tutto il nostro mondo. Più si tutelano gli animali, più aumenta anche la qualità della vita di tutti noi cittadini. Quindi tanto di cappello a iniziative come quella della UEPA, bravissimi tutti questi ragazzi, questi studenti che hanno dimostrato con questi bellissimi disegni, queste bellissime opere, sculture, tutta la loro passione per gli animali. Intanto buonasera, se vuole presentarsi anche lei. Buonasera a tutti, io sono Milena Baccaglini, faccio parte della scuola SIWA e insieme a Martina abbiamo collaborato per questo progetto nelle scuole medie. È stato veramente molto bello, molto coinvolgente, soprattutto perché ha lavorato con me anche Kevin, che in questo momento gironzola un po'. Abbiamo insegnato soprattutto ai bambini che gli animali non sono degli oggetti, non sono giocattoli, e quindi piano piano, grazie anche ai loro lavori, ho visto dei grandissimi, veramente, veramente dei bei lavori, veramente degli ottimi risultati, vuol dire che abbiamo fatto centro. Ringrazio Lediana Lozzi, Tele Veneto, ringrazio tutti i partecipanti, anche Eleonora Girardi che oggi non c'è, ma il lavoro che voi vedete appeso ai muri è stato anche un'opera sua. Abbiamo fatto un lavoro faticosissimo per trovare i premi. Allora, accanto a me vorrei Federico Grandesso, che è uno scrittore edito da Alberto Brigo Editore, ha scritto un bellissimo libro
che si chiama A Ruota Libera. Questo ragazzo ha saputo vincere la paura. Martina ha detto che ho guardato in faccia la paura. L'ho imparato proprio dai piccoli, dai giovani, a guardare in faccia la paura, perché loro non hanno tutte le paure che abbiamo noi grandi. E questo mi ha dato una grande mano. La bicicletta è stato un coadiuvante di tutta la mia avventura, che continua ancora oggi. E quindi il mio augurio è quello di continuare ad essere così sensibili sulle cose di questo mondo, soprattutto anche riguardo al mondo degli animali, che come noi abitano e popolano questa terra e hanno tutti i diritti di vivere serenamente la loro esistenza. Un saluto a tutti, a presto, grazie. Io mi sono qui al posto del mio direttore Carlo Cabriani. Il Resto del Carlino, come testata quotidiano nazionale, ama sensibilizzare i giovani e informare sulle questioni che riguardano gli animali e in particolare cani, gatti. Noi diamo molto spazio a queste associazioni perché secondo l'opinione nostra è molto importante che soprattutto i giovani imparino e siano sensibili nei confronti di queste tematiche. È indispensabile partire proprio dalle giovani generazioni per fare in modo che questi insieme a noi creino un futuro migliore, soprattutto per i nostri piccoli amici. Allora, Maurizio Bauce è un pittore e scultore ed è la persona che i ragazzi sanno benissimo, è il responsabile del Paradiso degli Innocenti. È lui che tutti i giorni, Pasqua, Natale, Capodanno, pioggia, vento e neve, accudisce ai 250 gatti presenti nel rifugio. Allora, chi si ricorda di questa ragazza? Alza la mano. Vai. E scommetto che conoscete di più Kevin. Sì. Milena Baccaglini. Ci dici due cose? Certo, ve le dico volentieri. Intanto grazie perché una giornata è bella, a parte vabbè che è il mio compleanno. Arrivata qua oggi con Kevin e a parte anche già quando giro per in piazza vedo i bambini, ah Kevin, si ricordano, e quindi è già veramente una vittoria. Poi chiedo scusa al bambino che ha fatto il progetto là in fondo con la ciotola con le crocchette, Kevin le ha spazzolate. Prometto che la prossima volta quando vengo a scuola te ne porto un po' di riserva. Dovevate saperlo, niente cibo che gira. Comunque sono felice, spero di ritornare nelle vostre classi, magari con un nuovo progetto, con qualcos'altro. Io sono sempre disponibile e poi voi siete stati veramente fantastici, complimenti. Grazie anche a te, Martina. Lei è Barbara De Stefani, almeno vieni qui fatti vedere. Anche lei è della giuria animalista, anche lei ha valutato i vostri lavori con molta fatica. Allora, Barbara è una volontaria del canile di Rovigo, quello che è a fianco al canile sanitario. Quello di finire il turco, sapete che mi avete fatto le domande, ma sei tu la volontaria del canile? Ho detto no. Eccolo qua. Lei anche lei con gli orari e il tempo che può, fa parte dell'associazione intercomunale protezione animali ed è colei che segue i cani all'interno di questo rifugio e segue le adozioni. Quindi non vuole dire niente perché è timidissima, però visto che ha prestato il suo tempo per noi questa volta, togliendolo agli animali, vorrei un piccolo applauso. Grazie. Maddalena Zanirato e Chiara Schibuola. Il loro lavoro riguarda un libro che racconta la storia dei loro animaletti, degli animaletti più vicini di casa. Molto bello, molto bene strutturato, tra l'altro all'interno c'era anche un bellissimo DVD di ascolto. È stato un lavoro molto ricercato, grazie, veramente, perché io non ho più aggettivi, siete state veramente molto brave. Brava. Per questo ultimo premio di eccellenza abbiamo veramente faticato. Abbiamo faticato da un punto di vista
sentimentale, di sensibilità, di espressione. Abbiamo veramente, veramente faticato, e non lo dico così tanto per dire, perché non è la prima mostra a cui io e le mie colleghe abbiamo dovuto dare dei voti. Questo però è stato all'unisono e abbiamo voluto premiare questo video, un video molto forte ma molto espressivo, che rispecchia quello che è l'attualità, e purtroppo a me l'attualità si chiama crudeltà. Il premiato è Costantinos Dobrodzi, seconda E. Parenzo. Grazie al premio. Allora, loro hanno fatto un poster, un progetto, un video, hanno fatto tutto, cioè non hanno voluto mancare niente, giusto? Vi regaliamo due scatoline fatte da noi. Grazie. Laura Monaco, prima di Venete. Gratuito.